Sì, Oscar. Kate Walker, ha sentito questo grido sinistro? Faccia attenzione, c'è una belva che si aggira nei dintorni. Ho sentito e come, non sembrava provenire da un animale. Se non le dispiace, Anne, resterò qui a fare la guardia al treno. Certamente, Oscar, capisco. Niente da fare, si scivola troppo. Non ho bisogno di fare questo. È la motoslitta di quei due malvagi. Chi è là? Oh! Si calmi, signor Igor. Mi ha sentito? Dov'è Hans? Hans? Quel vecchio piccolino? Non lo so. Cosa vuol dire che non lo sa? L'avete rapito voi! L'avevamo lasciato sulla motoslitta. Sono salito in cima alla collina con Ivan, poi io sono sceso e il vecchio se n'era andato, svanito. Ma è impossibile, è troppo debole. Ma come le dico, signorina? Deve credermi. Ma cosa le prende? Igor è impazzito, le ha dato di volte il cervello. Non lo so, ho freddo e poi ho anche fame. E ci sono gli spiriti. Forza, si calmi, Igor. Queste urla non sono altro che il vento. Vento della morte. Respiro del diavolo! Ma no! È il vento che, sbattendo contro il totem, crea questo rumore insolito. Pietà! Pietà per Igor! Non vuole morire qui! Igor, perché rimane là? Gli spiriti mi impediscono di muovermi. Sono molto arrabbiati. Vogliono impossessarsi di me. Questo è troppo, Igor. Gli spiriti non ci sono più. Ho detto loro di andarsene. No, no, sono gli spiriti che urlano. Ascolti, Igor, se ne sono andati. Eh? Oh, oh no, non li sento più. Glielo dicevo, no? Ne approfitti per venire fuori da quel nascondiglio. Grazie, signorina, grazie mille. Io di qui me ne vado. Ho fame, ho freddo. Ritorno a casa. Ma dove va? Buona fortuna. Queste dovrebbero permettermi di scalare la collina. Thank you.
Indietro, indietro! Guarda, guarda, Kate Walker! La nostra intrepida Kate Walker! Cosa ne è stato di Hans? Dov'è? Quel vecchio pazzo si è volatilizzato. Svanito, lo gnomo! Così, eh? Con suo fratello Igor, immagino. È vero, l'ha lasciata passare. Allora non è più di guardia, quel cretino? Suo fratello ha deciso di andarsene. L'ha abbandonata, Ivan. Se n'è andato? Davvero? Che liberazione! Quella palla di lardo avrebbe finito per essermi di peso. Allora, Ivan, mi risponda. Dov'è Hans Vorarlberg? Glielo ripeto, lo ignoro e d'altronde me ne frego altamente. Potrebbe anche essere stato divorato dagli orsi. La cosa non mi tocca. Lei mi ripugna. Perché si comporta in questo modo, Ivan? L'avorio, carina. L'avorio dei mammut. Quel vecchio pazzo mi ha fatto la cortesia di mostrarmi la strada e adesso a me fama e ricchezza! Mi stia a sentire, Ivan. A me l'avorio non interessa. Voglio solo ritrovare Hans. Mi lasci andare! Non se ne parla nemmeno. Lei mi prenderebbe a tradimento alla prima occasione. E allora che cosa aspetta ancora qui? Secondo il suo amico, la città leggendaria degli Yukol sarebbe proprio qui vicino. Quindi, bella mia, mi apposto qui e aspetto. Ma Hans è sicuramente in pericolo. Me ne frego! Le ho detto di non avanzare! Ehi, attenzione! Niente trucchetti con me, brutta strega! Dov'è Hans? Va bene, non mi muovo. Rimanga dov'è. Ehi, attenzione! Oscar, Ivan è davanti a me. È veramente malvagio. Potrebbe venirmi in aiuto, la prego. Temo di non rappresentare un efficace metodo di dissuasione, Kate Walker. Forse sì, però potrebbe cercare di giocare d'astuzia. Io devo fare la guardia al mio treno, Kate Walker. Oscar, salga qui immediatamente! Salire? Ma c'è tutta quella neve, Kate Walker. Lo sa bene che danneggia il buon funzionamento dei miei ingranaggi. Oscar, quell'uomo sarebbe capace di ridurmi a pezzetti, quindi le chiedo di aiutarmi se non vuole ritrovarmi spappolata. Vedrò cosa posso fare, Kate Walker. Si sbrighi! Che diavolo è questo suono? Se qualcuno cerca di fregarmi, non rispondo più delle mie azioni. Ma cosa vuole quell'imbecille? Questa lettiga è saldamente legata. Ah, buona trovata, Kate Walker! Ma questa volta ha superato i limiti. Il suo viaggio termina qui. Signora Walker, il nostro investigatore è sulle sue tracce. Presto abbraccerà di nuovo sua figlia. Marston, sono settimane che mi racconta la signora stessa storia. Lo ammette, in realtà non ho la più pallida idea di dove sia adesso. Kate, la mia bambina è scomparsa. Forse le è accaduto qualcosa di terribile. Signora Walker, la prego. Ma che stronda idea le è saltata in mente di mandare una ragazza innocente ai confini della Siberia? Signora, non sono io che... Marston, la ritengo personalmente responsabile della scomparsa di mia figlia. Ha capito? Avranno notizie. Signora Walker, mi ascolti. Marston, l'ho ascoltata anche fin troppo.
Buongiorno. Unok Mak. Mi chiamo Kate Walker. La parete di ghiaccio è crollata. Dove siamo? A Siberia? Qui, città Yukol. Kate Walker caduta forte sulla testa. Ha visto il mio amico? È un ometto molto anziano. Io guardare Kate Walker, non occuparmi suo amico. Cerco Hans Vorarlberg. Dove potrebbe essere? Hans qui. Hans è qui? Dove? No, fare vedere Hans. Forse lui finito viaggio. Cosa vuole dire? Hans molto malato. Dov'è? Da sciamana. Per viaggio eterno. No! Devo vederlo, la prego. Oi, oi. Io non andare a disturbare sciamana. Lei stramba. A me non fa paura. Dov'è questa sciamana? Ascolta tamburi, Kate Walker. Mi dica, grande capo, ha mai soccorso qualcun altro oltre a me? No, Kate Walker sola. Cosa ne è stato di quell'infame di Ivan Burgoff? Mangiato da spiriti, Kate Walker. Il mio treno è bloccato, potrebbe aiutarmi? You call già lassù. Bene, grazie mille, grande capo. Allora siamo nella città degli Yukol. Tu caduta, Yukol curare testa a te, io grande capo. Grazie, mille volte grazie. Devo salutarla, grande capo. Vado a ritrovare i miei amici. La nostra ospite, Kate Walker.
Kate Walker, ti aspettavamo. Miss Kate Walker? Lei sa chi sono? Miss Kate Walker, attesa qui da molto tempo. Ma come fa a conoscere il mio nome? Tuk tuk, magia orecchie. Magia delle orecchie. Miss Kate, parlare nel sonno. Ah, bene. Cos'è successo a Hans? Yuko ha trovato Hans perso fra la neve. Lui molto debole. Dorme. Hans in un altro mondo? Mondo dei sogni. Cosa? Non vorrà dire che... Hans in viaggio per contrada degli antenati. È impossibile. Hans getta la spugna. Ma deve esserci un modo, bisogna trovare un medico. Inutile, Miss Kate Walker. Hans non vuole più. C'è un grande uccello bianco. Sembra che mi stia seguendo da quando ho lasciato Romansburg. Civetta delle nevi, spirito guardiano nelle leggende Yukon. Allora, se ci accompagna da così tanto tempo, significa che siamo sulla buona strada. Forse, Miss Kate Walker, ma è solo un uccello. Spero che si sbagli. Mi piacerebbe credere alle leggende. Devo assolutamente trovare un modo per curare Hans. Tardi, Miss Kate Walker. Molto tardi. Se le civette delle nevi non sono che degli spiriti nelle vostre leggende, allora perché nel villaggio ci sono dei posatoi? Anche leggende stanche. Qualche volta stanche. Spirito aspetta segno. Un segno, dice? Se Miss Kate Walker volere presenza spirito, Kate chiamare spirito con musica. Ah, della musica. Devo suonare una melodia. Molto bene, grazie. Mi parli del lungo tunnel dei sogni? Tunnel dei sogni prima di contrada degli antenati. C'è un modo per far uscire Hans da quel maledetto tunnel? No, possibile, Miss Kate Walker. Hans è partito da solo nel tunnel. Non vuole tornare. Eppure deve esserci un modo per farlo ragionare. Solo modo è andare a parlare Hans nel tunnel dei suoi sogni. Ma molto pericoloso. Bisogna conoscere lui. Altrimenti anche tu restare là, Miss Kate Walker. Io lo conosco, saprò convincerlo. Molto pericoloso. Tu forse mai più tornare, Miss Kate Walker. Non importa, corro il rischio. E come si fa per entrare nei sogni? Oh, antica ricetta Yukon. Lei può farlo. No, possibile. Manca qualcosa. Cosa? Frutto delle porte dello spirito. Che cos'è? Piccoli frutti rossi, albero che ride. Albero che ride? Dove posso trovarlo? Albero che ride non esiste più. Albero che ride estinto da molto, molto tempo. Albero che ride ricongiunto con contrada degli antenati. Eppure deve esserne rimasto almeno uno, giusto? Se voglio riportare indietro Hans dal lungo tunnel dei sogni, devo trovare il frutto delle porte dello spirito, non è vero? Proprio così. A più tardi, Hans. Dio mio, Hans, in che stato è? Solo il volto dello spirito buono potrà attirare simpatia. Deve fare ridere, Miss Walker. Prendilo, Kate Walker. Lo spirito della notte sarà ben disposto verso di te.
Thank you.
l'uccello, la civetta delle nevi,